Alzi la mano chi non ha mai litigato col proprio partner via WhatsApp o ancora prima via SMS, che poi litigate, ti distrai un attimo e poi hai sul cellulare 24 messaggi contenenti nell'ordine. 42 insulti, 24 emoticons faccina arrabbiata e 112 puntini di sospensione che nascondono altrettanti insulti. Lo sapevo, ci siamo cascati tutti e tutti, quindi dovremmo quantomeno intuire il pericolo di aprire delle discussioni importanti in un ambiente virtuale. Litigare, discutere o avere disaccordi in una relazione sentimentale ovviamente è una cosa assolutamente normale. Ciò a cui dobbiamo fare attenzione è il rimandare, l'aprire queste questioni su social media, WhatsApp o cellulare per affrontare invece la questione in un contesto dal vivo o quantomeno telefonico. Eppure le persone preferiscono usare il cellulare, tanto che il cellulare è diventato lo strumento attraverso il quale prendiamo le decisioni più importanti della nostra vita spesso. E questo non va affatto bene. Perché? Perché se tu comunichi con un'altra persona e lo fai tramite cellulare, aumenti di gran lunga il rischio che si creino dei fraintendimenti, sia in merito a come ci sentiamo noi, sia in merito a ciò che noi pensiamo l'altro voglia dirci. Cioè vai a perdere tutta quella che è l'informazione paraverbale. Quindi io posso dirti una frase con un intento ironico, ma tu quando la leggi con la tua voce interiore invece la avvisi come critica. Prendi per esempio: quant'è che non usciamo a cena? Io posso intenderti: ma quant'è che non usciamo a cena? Oppure: quant'è che non usciamo a cena? Ho scritto la stessa cosa, ma ti sto mandando due messaggi completamente diversi, non credi? Oppure magari mi scrivi che è tutto risolto, ma il tuo paraverbale non verbale dice tutto il contrario. Solo che essendoci di mezzo uno schermo che non mi permette di vederti, io prendo per buono il fatto che per te è tutto risolto e vado avanti. Insomma, le insidie nello scriverci via messaggio sono un sacco. Ma come, Luca, la scrittura non è uno di quegli strumenti pazzeschi consigliati a tutti gli psicologi? Lo scrivi anche tu in un sacco dei tuoi libri, eh? Se io ho il tempo per mettermi lì a scriverlo, se scrivo via SMS o sulla chat, ho tempo per riflettere sulle cose che sto scrivendo. E quindi grazie a questo riesco a essere meno impulsivo, più riflessivo. E certo che scrivere ci aiuta, cari amici, ma a chiarirci le idee in primis con noi stessi. Se vuoi scrivere, fallo, ma fallo per te. Così ti metti lì, soppesi le varie parole, riascolti il senso di quello che avevi detto e dopo che tu ti sei chiarito con te stesso, allora puoi alzare la cornetta e fissare un appuntamento con quella persona per dirle a voce ciò che finalmente hai compreso. La verità è che le persone utilizzano i messaggi per chiarirsi con gli altri con l'unico scopo di evitarsi di dover sostenere quelle emozioni che l'incontro dal vivo invece implica. Tristezza, fastidio, disagio. Quante volte hai preferito inviare un messaggio invece che alzare il telefono e parlare direttamente con quella persona? Per chiedere quell'aumento, per scusarti con quel tuo amico, per chiedere al tuo compagno o alla tua compagna di smetterla di fare quella roba lì perché proprio non la sopporti più? È tutto questo in un certo senso comprensibile, perché ti senti più protetto. Ma guarda che il valore, oggigiorno, in quella che io ho chiamato Marchetta Time, l'era del cuore, lo generi proprio in questo modo. Entrando in quelle sensazioni spiacevoli, sciogliendo quei nodi emotivi, guardando negli occhi quello che è il tuo vissuto e il tuo sentito. Che poi è proprio l'opposto di quello che fanno i troll o gli haters, che lasciano dei messaggi da dietro lo schermo, sentendosi in questo modo molto 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 più sicuri di sé. Anzi, colgo l'occasione per salutare i miei amici haters. Ce n'è uno, pensate, su YouTube, che come esce un video, senza nemmeno guardarselo, mette subito un pollice in giù. Ciao amico mio, tanto ormai il pollice in giù l'hai già messo, quindi non mi starei più guardando. Vabbè ragazzi, ognuno le sue croci, vanno anche accettate. Quindi per riassumere, cari amici, benissimo il cellulare che ci aiuta a semplificare la vita, a entrare in contatto con gli altri più semplicemente, eccetera eccetera, ma quando c'è un disaccordo, una discussione o una decisione da prendere, è bene vedere l'altra persona dal vivo. O no? Voi che esperienza avete in merito ai litigi a distanza? Curioso di leggere le vostre esperienze nei commenti qui sotto. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. E come dicono gli youtubers, quelli veramente importanti, se ti è piaciuto il video, oltre a condividerlo e a metterci un pollice in su, che così mi vai a contrastare quello del haters, cerca magari di iscriverti al mio canale. Dicono che funziona. Mi dicono: Luca, di iscriversi al tuo canale e di attivare le notifiche per ogni volta che fai un nuovo video. Vediamo.